Chi sono i sapienti e i dotti? La pericope di ieri lascia intravedere che i primi destinatari del messaggio del Maestro sono proprio i giudei, coloro che erano più attrezzati per accogliere la realtà portata dal Nazareno grazie alla loro conoscenza della Scrittura. Sappiamo che Gesù ha inviato i suoi amici proprio per cercare una relazione con loro. Conosciamo i tentativi dello stesso Galileo di portare un annuncio anche agli scribi e ai farisei, ai sadducei, ai giudei di ogni estrazione. Purtroppo i Vangeli registrano molto spesso quell'incapacità di percepire ed accogliere la novità del regno annunciata dall'Emanuele. Sorprendentemente, invece, scopriamo una categoria di persone indicate proprio dal Maestro come esempio da seguire. In realtà non dobbiamo meravigliarci se il Signore predilige gli esclusi, le vedove, le donne, i bambini, i malati, i sofferenti, gli emarginati. Questi nostri fratelli, proprio loro, vedranno nel Signore quello che tutti gli altri faticano a riconoscere. Noi che ci crediamo e vogliamo far credere agli altri di essere sapienti e dotti, siamo troppo occupati da mille cose per fermarci un attimo e riflettere sul senso della nostra vita. E i profeti da seguire. Nella loro riconosciuta fragilità e semplicità umana, nella loro accertata debolezza e povertà economica e sociale, sono loro che ci insegnano la necessità assoluta di avere fede nel figlio di Maria e di Giuseppe. In lui riconosceranno l'unico che veramente permette a tutti di accedere a Dio, perché lui stesso è il Verbo incarnatosi, lui stesso è Dio. Una teologia alta che solo gli uomini possono avvicinare e vivere. Il Figlio ci permette di accedere al Padre. Gesù in Giovanni dice di se stesso: io sono la via. È un invito a metterci in cammino lungo la via che è Gesù, Verbo incarnato, meta del nostro peregrinare, l'incontro con Dio. Lungo la via incontreremo altri, anche Dio, che si fa compagno perché non smarriamo la strada. Lo incontreremo se sapremo lasciare da parte la nostra arroganza e pretesa di autosufficienza per far posto all'umiltà, alla semplicità del cuore, al desiderio di condivisione. Seguendo il Salvatore non ci perderemo. Insieme con gli altri potremo raggiungere il Regno. Buona giornata a tutti.